cuore della Romagna. Ravenna è la città più grande e storicamente più importante della Romagna, nota per la sua piadina ovviamente, dal 1996 è anche rientrata nella lista dei siti italiani patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Qui si trovano i monumenti paleocristiani e di arte bizantina più importanti d'Italia. Ma siamo sicuri che Ravenna sia soltanto questo? Eccoci in via Cavour, questa è la via dello shopping più in e modaiola di Ravenna. Al centro di Ravenna si trova la tomba di Dante Alighieri. Il poeta visse qua fino al 1321, anno in cui morì, e in questa basilica di San Francesco venne seppellito. Anni, l'ho studiato anni io. Sembra che stiamo andando nel Bronx. Invece siamo alla Darsena, ex area industriale destinata a diventare una delle zone più vive di Ravenna. Riqualificazione urbana e sostenibilità. Il progetto per la Darsena di domani punta alla realizzazione di un quartiere dotato di verde, spazi pubblici e sistemi innovativi per migliorare la qualità abitativa della città. Carino qui! Ma la piedina è riminese o ravennate? Sono 8 i monumenti di Ravenna rientrati nell'elenco Patrimonio dell'Umanità redatto dall'UNESCO. L'insieme dei monumenti religiosi paleocristiani e bizantini di Ravenna è di importanza straordinaria in ragione della suprema maestria artistica dell'arte del mosaico. Questa è la motivazione per cui Ravenna è stata scelta dall'UNESCO. A circa 8 km dal centro di Ravenna, fu edificata durante la prima metà del VI secolo. È uno dei più grandi esempi di architettura paleocristiana al mondo. Nonostante le spoliazioni subite nel corso dei secoli, Santa Apollinare in Classe merita assolutamente una visita a parte. Appiccicata con la resina.